Per una strana magia, durante le feste di Natale ci ritroviamo con amici e parenti. Anche un piatto semplice sulla nostra tavola può creare la giusta atmosfera. Nelle feste natalizie ci sono dei cibi che sono degli status symbol che dobbiamo per forza cucinare, non so, mi viene in mente lo zampone, le lenticchie, il cotechino, però ci sono delle rivisitazioni di cose che noi facciamo che possono essere accompagnamento originale e molto personale. Infatti proprio per questo oggi insieme a voi voglio preparare la polenta, sì, ma non la polenta normale, dei muffin di polenta. Gli attrezzi della mia cucina rendono veloce, facile e anche simpatica la mia vita di tutti i giorni dietro i fornelli. Fare le cose in cucina deve essere un momento divertente, un momento insomma anche un po' antistress e quindi non bisogna fossilizzarci su tutti gli ingredienti, ci può anche essere una nota di fantasia che è quella che fa sempre la differenza nei nostri piatti. Fatto questo, basta andare in forno, il nostro amico forno, 180 gradi per circa un quarto d'ora e sarà un perfetto accompagnamento al cotechino che sta cuocendo in pentola. Un po' di fantasia, l'aiuto dei miei attrezzi di cucina, insomma, un piatto che è tradizionale e classico può diventare originale e personale, in questo caso direi alla Monni, e speriamo che ai miei ospiti piaccia. Buone feste in spagnolo prima! Felices fiestas!